disperate antenne emergenti da un cimitero marino che trasmettevano lungo tutte le nostre rive un messaggio angoscioso. La guerra aveva distrutto anche le nostre città galleggianti. Sulle acque, ancor peggio che sulla terra. Il 90% del nostro naviglio era perduto. Ancora nel 45, e appena si cominciava ad assentare i cantieri, si giunse ai primi bari. La scena cambiava. Alle carcasse e ai rottami si sostituivano le nuove navi. E quante, in 10 anni nell'avvicendarsi dei ministri da Aldisio a Cassiani, furono le prime leggi promosse da Saragat e da Cappa e lo stimolo di Simonini ad avviare la nostra marina mercantile alle soglie della consistenza di anteguerra. Portano il nome di Tambroni il superamento di quel traguardo e l'ultima legge del luglio 54 che assicura ai cantieri favorevoli condizioni per un decennio di lavoro. In un anno le commesse per nuove costruzioni stanno per raggiungere il 1.000.000 di tonnellate. Recentissime cronache della ricostruzione. Prove di navigazione della Piave, ultimata in questi giorni a Trieste nei cantieri di San Marco. E mentre la Piave sarà consegnata alla compagnia che la affiancherà all'Aquileia sulla linea del Congo, altre navi continuano a nascere. Incremento dovuto anche alla chiarezza con cui è stato capito e risolto il problema di una flotta oceanica di navi costruite appositamente per i tradizionali e per i nuovi itinerari. Sentiamo Francesco Manzitti, presidente della Finmare. Le origini delle quattro compagnie del massimo gruppo armatoriale italiano si ricollegano idealmente alle prime iniziative attuate in Italia agli albori del secolo scorso. Oggi le linee gestite dal gruppo Finmare collegano l'Italia a 5 continenti. Ad esse sono adibite 83 unità, a cui debbono aggiungersi 7 nuove costruzioni che entreranno in servizio entro il 1956. La ricostruzione di questa flotta, quasi totalmente distrutta dalla guerra, ha richiesto la spesa di 158 miliardi. Le cifre del traffico sono la più eloquente conferma della posizione raggiunta dalla nostra flotta di linea in questo dopoguerra. 1.224.000 passeggeri e 1.670.000 tonnellate di merci trasportati nel 1954, con un aumento di quasi il 30% rispetto all'anno precedente. Ognuno dei nostri grandi porti ha il suo carattere, ha le sue funzioni. Quando si vede attraccare a Napoli un transatlantico e si osserva la folla che l'aspetta sulla banchina, si pensa agli emigranti, specie del mezzogiorno. Ma poi ecco, dall'Andrea Doria a sbarcare i turisti americani, reclute o veterani delle vacanze in Italia. Ci si volge e si assiste ad affettuose rimpatriate all'italiana. Ci si volge ancora e si vedono le auto sbarcare e avviarsi a moltiplicare lungo le strade terrestri lo strabiliante benvenuto di Napoli. Qui ha sede la compagnia specializzata nei servizi per le isole, il Tirreno, il Nord Europa. Ma la motonave Asia porta nel nome il suo destino. Percorre con la gemella Vittoria la via delle Indie. Sembra personificarsi nell'aspetto dei passeggeri, il suggestivo colore esotico delle sue tappe sino a Hong Kong. La scelta degli itinerari fa sì che sulle nostre navi ogni traversata diventa una crociera. Ma Venezia vanta la sua primogenitura nei traffici con l'Oriente. Partono ancora di qui le rotte che essa aprì oltre gli antichi parapetti d'Europa. La percorrono navi come l'Esperia, la Messapia, l'Enotria. Questa nave che muovendo da Trieste si spinge a uno dei promontori del globo va a Città del Capo. Stavolta vi si imbarca una compagnia lirica e lascerà sotto la croce del sud l'impronta delle melodie italiane, come Trieste e Venezia lasciarono nei vecchi approdi levantini la musica del loro dialetto. Trieste da 120 anni conferma la propria vocazione commerciale e marittima anche al servizio della media Europa. Di produzione austriaca queste locomotive. Per imbarcarle bisogna mobilitare un pontone monumentale. Pesano 95 tonnellate. Potrebbero essere destinate al Sudafrica come al Pakistan, all'Indonesia come all'Australia, che sono fra i tipici paesi a cui si dirige il ventaglio delle linee in partenza da qui. Dalle alture carsiche alla Conca d'Oro. A Palermo con la Campania Felix ritroveremo di volta in volta tutte e 5 le bianche, agili, nuovissime navi gemelle che collegano il continente alle isole e a Tunisi.
ma Palermo è anche il primo approdo italiano per alcune rotte dalle Americhe. Non se lo fanno dire due volte i siciliani che tornano a casa in visita o magari per rimanervi. Sono i momenti in cui si intuisce meglio il loro carattere, esuberante negli affetti familiari e intimi, quanto controllati, quasi schivi, nelle manifestazioni con gli estranei. Quando si parla delle Americhe, il grande porto in cui il viaggio si inizia e si conclude rimane sempre Genova. In 3 anni le 4 linee principali della società Italia hanno visto un aumento di 72.000 passeggeri. Ai grandi transatlantici entrati in linea dopo il 50, Giulio Cesare, Augustus, Andrea Doria e Cristoforo Colombo, si deve questo successo. Lo si prepara anche da terra nel retroscena, per così dire, della navigazione. Tappezzieri tengono pronti i ricambi dei parati perché rimanga sempre nuova la bellezza delle navi e sarte collaudano sulle indossatrici i costumi per le feste di bordo. I reparti di lavanderia e stireria traducono nella più gentile delle immagini quella di corredo. La statistica del movimento passeggeri, delle miglia di mare percorse, dei tramonti e delle albe che dai ponti e dagli oblò si vedono specchiare nel mare. Per un solo viaggio nel Sud America occorrono 47.000 asciugamani, 16.000 lenzuola, 10.000 tovaglie, 70.000 tovaglioli. Tovaglieria degna che vi figurino in gloria le vivande appetitose, per cui questi preparativi di partenza diventano il più stuzzicante degli aperitivi. Prendono la via della Campusa, tanto per dire, 70.000 uova, 180 quintali di farina, 170 di carne, 20 di salumi con altrettanti di formaggio e tutto il resto in proporzione. Una varietà di 370 generi alimentari, 30.000 bottiglie tra vini e liquori di 200 specie diverse. Le cifre sono già fiabesche, in attesa che la sapienza dei cuochi trasformi la quantità in qualità prelibata. Prima l'elenco delle mete, i paesi nuovi, accendevano il nostro desiderio di viaggio. Adesso, davanti a simili promesse gastronomiche, il desiderio si trasforma in tentazione. Ma ci sono anche gli altri carichi, e ben più importanti. Si contano non a migliaia di chili, ma a milioni di tonnellate. Anche nell'odierna situazione del mercato mondiale ci sono prodotti italiani che vanno, questi proprio con le ruote, e non si fermano nemmeno se c'è di mezzo il mare. Ognuna di queste sirene è la voce di una nave che ci collega con paesi amici su tutta la rosa dei venti. Mantenere i legami è tutelare la concordia. Nella rinascita quasi insperata della nostra flotta si manifesta l'istinto italiano di cooperare ad una fattiva intesa fra i popoli. La bandiera dei nostri naviganti riunisce gli emblemi delle 4 repubbliche marinare. Sono 4 anche le maggiori compagnie che assicurano oggi la nostra nuova efficienza marittima. La imponente rete dei servizi regolari con i 5 continenti. La storia non si ripete, ma le sue simmetrie, i suoi ricorsi segnano ancora oggi all'Italia la via da percorrere.